La rimonta dell'Allianz riesce solo a metà in quel di Brescia. L'incredibile reazione capeggiata da Doyle e Alviti non basta per ribaltare l'esito di una gara in cui i biancorossi sono andati sotto addirittura di 27 lunghezze. Inizio complicatissimo per Trieste, che fa esordire Cebasek e Delia, mentre i lombardi non schierano Klein e nemmeno Kalinowski, quest'ultimo fermato da un tampone positivo. I padroni di casa partono a razzo con Crawford e Cherry sul perimetro e Ristich sotto le plance. Doyle prova a rispondere da par suo, ma il primo parziale è già pesante, 19-9, con la pallacanestro Trieste che rimane 5 minuti senza segnare. Barnes e Bortolani aggiungono altra carne al fuoco cestistico ed ecco che il primo quarto si chiude con un sanguinoso 29-9 che mette i triestini con le spalle al muro. E ancora Barnes, in coppia con il veterano Moss, a fare male a Trieste nel secondo quarto. I padroni di casa viaggiano sul velluto, Trieste invece sprofonda sul 36-9 che segna il massimo svantaggio del match. Ci prova Grazulis a sbloccare la situazione con una schiacciata su assist di Fernandez, a cui si somma il propositivo Alviti, due triple e grande senso di responsabilità. Crawford e compagni però si trovano già nella condizione di poter gestire ritmo e possessi e dopo aver toccato il 48-20 chiudono metà gara con 21 punti di vantaggio. Nella ripresa arriva la reazione dell'Allianz. Grazulis si conferma punto di riferimento in attacco, 6 punti in fila dell'ala forte che riporta la squadra a un passivo più accettabile. Poi ancora Alviti, preciso dall'arco e un'ottima iniziativa di Cebasek, scuotono definitivamente i biancorossi. Doyle e la Quintana completano il controparziale di 8-21 che porta a meno 8 lo svantaggio a fine terzo quarto. L'Allianz sembra veramente in grado di ribaltare l'esito della sfida, con pure l'argentino Delia a mettere benzina nel motore. Sul 56-53 la rimonta è quasi completata, ma Trieste non ha fatto i conti con Barnes. Il lungo di Esposito è una forza della natura in contumacia a Sacchetti. Il 9-0 che ne consegue taglia le gambe ai biancorossi stremati dalla rimonta. La Quintana e Delia ci provano ancora, ma il match ormai è segnato. 75-63 il finale.